Amici di TV Cargano, trovati ad una nuova puntata di tutto un altro calcio. Torniamo di nuovo qui nei nostri studi dopo la pausa della settimana scorsa in cui abbiamo mandato in onda le immagini del derby di San Marco e Lamis. Oggi torniamo nei nostri studi dove ci è venuto a, trova a trovare l'allenatore della Vicarius Apricena, il san giovanese Francesco Pompilio. Buonasera Francesco. Buonasera a voi, buonasera a tutti. E grazie per aver accettato il nostro invito. Insieme a Francesco naturalmente il nostro consueto opinionista Aldo Placentini. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora partiamo con l'analisi come sempre della domenica calcistica partendo dalle immagini della sconfitta, una nuova sconfitta per il Manfredonia tra le mura amiche del Miramare, un altro 4 a 3, questa volta per mano della Turris Neapolis. Vediamo il servizio realizzato per noi da Saverio Serlenga. E si nera per il Manfredonia che incappa nella terza sconfitta consecutiva Casalinga la seconda con il punteggio di 3-4, a 4, questa volta a festeggiare la Turris, guidata dall'ex Pensabene. Eppure le cose erano iniziate bene. Dopo appena 3 minuti Bianco Celesti in vantaggio con il Baby Palumbo che dalla distanza scocca un bolide imprendibile per Liccardo. La squadra di Torre del Greco in maglia verde e pantaloncini bianchi non ci sta. All'undicesimo sfiora il pari con Grezio che colpisce la traversa. Al venticinquesimo, la pressione dei campani si concretizza quando Iovinella da posizione angolata beffa un incerto Maggi. Passano due minuti e i padroni di casa tornano in vantaggio. D'Ambrosio direttamente su punizione, sorprende l'estremo della Tusis. Pensa bene, suona la carica e la Turris pareggia. Croce, ben servito da Lucchese, approfitta della dormita generale della difesa biancoceleste e fa 2 2. È un Manfredonia in balia dell'avversario. La Turris ne approfitta e, con il solito Iovinella buca per la terza volta la rete di Maggi. Al 42esimo, il Manfredonia resta in 10 per l'espulsione di Cuomo, doppia munizione. Con l'uomo in meno e sotto di un gol, gli uomini di 5 nella ripresa cercano di rifarsi, ma la manovra è lenta e prevedibile, la difesa confusa e smarrita, e al 33° Croce di testa chiude di fatto il match. Il gol di Laporta al 41esimo rende meno amaro l'ennesimo tonfo stagionale. Ora la classifica si fa più pericolosa e il presidente Antonio Sdanga, l'unico a parlare a fine partita, medita di dimettersi insieme al tecnico Franco Cinque. 24 ore di riflessione e il tempo che entrambi si sono presi prima di ogni decisione. Intanto i tifosi hanno contestato squadra e società. Aldo, sono passate, come diceva Saverio Serlenga 24 ore dalla sconfitta di ieri, cosa sta succedendo a Manfredonia? La dirigenza e mister Franco 5 resistono alla guida o cambierà qualcosa in queste ore? Ma per quello che ho detto io resistono, poi non so che in queste ore possa succedere, però conoscendo un po' l'ambiente e conoscendo la situazione economica della società penso che sia molto difficile andare a prendere... Qualcos'altro perché la situazione economica del Mavrogna è molto deficitaria, si aspetta un contributo dal comune, che quando ne so ancora non arriva, quindi non so quale possa essere la soluzione se non c'erano i mezzi economici per poi arrivarci. Ecco Aldo Manfredonia che vede avvicinarsi prepotentemente in classifica il San Severo, il nuovo San Severo allenato da Mister Longo che ieri è andato a vincere 1-0 sul campo del Real Metapontino, un San Severo rivitalizzato dall'arrivo del nuovo allenatore. Ma sembra di sì, anche se io eh, sono sempre scettico su questi cambi di allenatori in corsa. Eh, il San Severo aveva mostrato anche prima delle delle buone, delle buone qualità, certamente questo allenatore ha messo più, eh, più ordine, il societario ha, ha messo le cose a posto, diciamo che fa solo allenatore a differenza di quello che faceva forse il mister di prima che, se, che si preoccupava un po' di tutto, eh, gli sta andando bene la valorizzazione di qualche giovane tipo Lombardi che io conosco da sempre e eh, che incredibilmente l'ho visto lì a Severo, lui è del Lecce, eh, è un ragazzo di Foggia che ha tanti anni che sta a Lecce, eh, insomma un ragazzo veramente interessante fatto tre gol nelle ultime due partite, ecco tante componenti. Sicuramente l'innesto del Fortiere 93, anche se il 95 è pizzolato, non, non dimentichiamo che era nel giro della nazionale under 18, e sta dando un po', un po di fortuna, un, insomma, gira tutto bene. Questo Sansevero incredibilmente sta uscendo fuori da, da una situazione veramente deficitaria, anche se anche lì come un po' Manfredonia i problemi societari sono grossi e ogni, e ogni volta in allenamento ci sono sempre problemi economici da, da risolvere. Ecco, eh, penso che poi i conti si tireranno a fine stagione. Ecco Francesco, anche tu da allenatore, comunque esperto di calcio, segui anche il campionato di eh, Serie D. Ti aspettavi questo momento difficile del Manfredonia? Ma io non conosco realmente la situazione di, di Manfredonia. La cosa che posso dire è che eh, mi dispiace tanto perché una realtà come quella di Manfredonia, che ha sempre fatto calcio in un certo modo e sta continuando a farlo comunque eh, per bene, sia in questo, in questo brutto momento, però sono convinto che. Eh, se riescono a stringersi tutti insieme e a, ad uscire da questa situazione Manfredonia tornerà a splendere e a far calcio in maniera positiva come, come è sempre fatto e noi naturalmente lo speriamo per gli amici eh, Sipontini facciamo un salto di due eh, categorie e ci tuffiamo nel campionato di prima categoria il campionato dove la Vicarius apricena allenata da eh, Francesco Pompilio sta tenendo eh, testa al, in questo campionato, togliamo il Liberty Palo. Che Francesco, possiamo dirlo, ha ormai ipotecato il campionato a quota 57 punti. Al secondo posto ci siete voi a quota eh, 46. Ieri lo scontro diretto contro il eh, Real City Stornarella, una partita emozionante. Ricordiamo 0-0 fino a pochi minuti dal termine. Eh, Stornarella che va in vantaggio al quarantesimo. Voi che la riacciuffate proprio in extremis e mantenete così. Il secondo posto, che partita è stata e soprattutto le tue sensazioni nel post-gara? Innanzitutto devo, devo ringraziare gli amici di Stornarella perché... Mh... Eh, è stata una partita per quanto riguarda l'organizzazione e il, il modo di accoglierci veramente da categoria superiore di questo, Rossetti, e poi. di questo ne sono molto contento perché in un calcio dove si sentono ogni settimana episodi negativi è una cosa che va rimarcata perché effettivamente certo. si, si sono comportati in maniera positiva ed è stato uno spettacolo vedere gente al campo siamo stati seguiti anche noi finalmente da da un po' di tifosi supporters stata una... in supporters, sì, più che supportes delle, delle famiglie che ci hanno seguito e hanno incitato la squadra e questa è stata una cosa molto un positiva problema, certo. per quanto riguarda il lato strettamente tecnico della partita è stata una partita molto corretta e questo è anche da rimarcare però allo stesso tempo combattutissima e noi siamo rimasti in dieci uomini nella seconda parte del secondo tempo e poi siamo andati sotto di un gol e eh, abbiamo avuto un grande carattere, i ragazzi veramente hanno dimostrato di essere un grande gruppo, avendo un grande carattere e recuperando la partita anche seppur in dieci uomini. Ecco Francesco, dopo la felice esperienza eh, alla guida della San Severese fino a due stagioni fa, eh, dopo l'anno sabbatico l'anno scorso ti sei tuffato in questa nuova avventura della uh, Vicarius. Che ambiente è quello di Apricena e soprattutto com'è fare calcio nella uh, cittadina? Uh, della pietra, diciamo così. Ma devo dire che abbiamo grandi difficoltà, non so i motivi reali perché noi stiamo giocando su un campo neutro che è quello di San Paolo Civitate perché il nostro campo non è agibile, quindi non abbiamo il supporto dei, dei nostri tifosi. Eh, gli spogliatoi non sono agibili, ci stiamo spogliando in dei container. Eh, adeguati a spogliatoi per, adibiti per, per, adibiti per, farci, per certo. farci allenare, quindi abbiamo grandi difficoltà in questo, in questo senso, però ho trovato veramente una società che ha tanta voglia, gente per bene che ha tanta voglia di fare calcio, dei ragazzi che eh, cioè, realmente quando eh, finisco l'allenamento e li guardo in volto con tutti i sacrifici che fanno, sono veramente da elogiare in questo e nonostante tutte queste difficoltà siamo secondi in classifica, stiamo ogni domenica Facendo di tutto per raggiungere l'obiettivo playoff, che per noi sarebbe un grande traguardo, certo. vista le difficoltà che abbiamo, quindi in questo ho trovato una società e un gruppo di ragazzi encomiabili che veramente eh, vanno onorati al meglio per quello che stanno facendo. Ecco, Aldo Francesco sta facendo un vero e proprio miracolo in quel di Apricena, che vive una situazione logistica forse pari o peggiore a quella che stiamo vivendo a San Giovanni Rotondo. Ma sicuramente. È... Ho già detto altre volte a questi microfoni il, il lavoro di Francesco della Vicarius. Diciamo che è la vera sorpresa di questo cambiato di prima categoria. Anche perché, guardando gli organici e le spese delle altre 5-6 squadre che stanno lì su, eh, forse per, per quanto ne so, anche se non, non sono eh, addentrato bene nella, certo. nella vicenda insomma, della Vicarius, stanno facendo veramente bene. Io li ho visti giocare a San Giovanni, eh, qui contro i San Giovanni ho visto veramente una squadra solida, una squadra come si dice in gergo tosta, e veramente stanno facendo dei risultati importanti, eh, andare a pareggiare ieri a Stornarella sapendo l'ambiente che c'era e quando una, fosse la squadra più in forma del campionato eh, pareggiare in 10 rischiare poco eh, dimostra che questa squadra insomma è una squadra tosta, ben, ben guidata. Eh, sì, le, le difficoltà logistiche, certo giocare a campo neutro per una squadra di un piccolo paese come Cricena è, è, è veramente difficile, speriamo che tutto continui ad andare, andare per il verso giusto perché poi eh, come dicevo prima il calcio ha sempre delle insidie e delle leggi non scritte che, po che possono... Che possono sovvertire, certo. Il, quello che sta facendo la Vicarius non è piangeria, e agli, agli occhi di tutti. Non dimentichiamo che è la neopromossa, le altre neopromosse. è ultime in classifica. Lo stornata vivacchia lì al centro della, della classifica, certo. ha cambiato anche l'allenatore. E mentre loro, che, non è, che sono neopromosse e ripescate, voi non è che hanno vinto il campionato, sono lì praticamente a un passo. Diciamo che sono che sono i capolisti del, del Foggiano, quest'anno la prima categoria è un po' la prima categoria dei vecchi tempi, certo, ci sono 8 ba, baresi 7-8 palesi, a differenza degli altri anni, quindi il Palo è una società storica e concorrere con loro dove i stipendi aggirano su 8-900 euro ogni persona è praticamente impossibile, eppure loro sono andati a pareggiare. A Palo e stanno facendo insomma, questa corsa verso un campionato di promozione che forse Patricia la merita. Ecco Francesco, in mezzo a tutte queste vicissitudini, comunque siete la vera rivelazione di questo campionato. Come reputi il livello di questo campionato di prima categoria e se reputi, a tuo avviso, il Palo la scuola più forte di questo campionato? Il palo innanzitutto è 10 punti avanti le altre, anzi forse con il pareggio di ieri 12 se non, 12 punti, se sì. non sbaglio. Quindi è assolutamente sta meritando quella posizione. Io sinceramente non, ehm, non, non credo né alla fortuna, sono convinto che alla lunga i valori escono fuori. Eh, certo, quando siamo andati lì in casa loro, magari tutta questa differenza non si è vista, però se stanno facendo questo campionato e sono con que in questa posizione di classifica con tutti questi punti davanti alle, alle inseguitrici, sicuramente sarà una squadra solida, una squadra che merita la posizione che ha. Per quanto riguarda il campionato, come diceva l'amico Aldo, eh, Sicuramente è un campionato comunque difficile perché ci sono tante baresi e noi sappiamo che le squadre eh, di Bari comunque andare a giocare lì è comunque molto difficoltoso ogni, ogni volta, quindi sicuramente è un campionato di buon livello, è un campionato che fino all'ultima giornata riserverà delle sorprese in zone playoff e playout. Ecco Francesco, ti abbiamo visto qualche tempo fa eh, quando ti sei allenato a San Giovanni Rotondo presso il campo del eh, Sant'Onofrio, curare gli allenamenti nei minimi eh, particolari. Qualche tuo giocatore mi diceva che sei un martello, un po' come eh, Antonio Conte, cerchi il pelo nell'uovo in ogni piccolo eh, dettaglio, in ogni piccolo eh, allenamento. Ecco, forse il tuo... Anche passato da eh, giocatore ad alti livelli, ricordiamo, hai giocato nelle giovanili del Foggia, poi eh, hai girovagato un po' eh, nei campi dilettantistici della provincia e oltre. Forse il tuo modo di eh, fare calcio diciamo, a un livello quasi professionistico lo stai portando anche eh, nell'allenare questi ragazzi che comunque sono dilettanti, però come dire, la professionalità è uguale sia a livelli, ad alti livelli sia a livelli dilettantistici. Antonio, io dico sempre che essere professionista non è detto che significhi giocare in Serie A o allenare in Serie A. Il professionista lo si può fare anche in terza categoria, ma più che essere un professionista significa rispettare quello che fai e quando si assume un impegno, che sia terza categoria, che sia Serie A, bisogna portarlo a termine e provare a farlo nel migliore dei modi. Poi i risultati sono la giusta conseguenza di quello, del lavoro svolto. Ecco Francesco, in questo uh, campionato uh, voi avete affrontato anche uh, la C di San Giovanni Rotondo, la squadra della uh, nostra città. Ti aspettavi tante difficoltà per gli amici di San Giovanni? Bah, eh, io innanzitutto ho visto una squadra quando siamo venuti qui, una squadra in salute che sta dimostrando di essere comunque una squadra eh, una squadra con gente esperta, una squadra che può assolutamente salvarsi e sono convinto che, che lo farà. Eh, quello che non mi aspettavo è magari è, è fosse, è essere in questa posizione di classifica a questo punto del campionato. Però ci sono anche qui a San Giovanni, sappiamo benissimo le difficoltà che stanno affrontando tanti ta i tanti problemi che questi ragazzi stanno affrontando e quindi vanno sicuramente stimolati e ringraziati per quello che stanno facendo e sono sicuro che col lavoro usciranno fuori da questa situazione anche loro. Ecco Aldo, ieri tu eri al campo Antonio Massa. Un San Giovanni che ha eh, fatto registrare l'ennesima sconfitta interna per mano della nuova Molfetta non è bastato l'arrivo di Gravinese in eh, settimana. Tanti problemi che continuano. Non ultimo lo sfogo del presidente Cocomazzi di qualche giorno fa. Eh, come reputi l'attuale situazione dei gialloblu? Ma eh, per quanto riguarda la partita di ieri insomma una partita che forse i ragazzi di San Giovanni non meritavano di perdere un primo tempo condotto a sfavore di vento poi insomma va bene lasciamo stare il risultato di ieri eh, che dire la società adesso c'è cioè la società che poi alla fine è solo il presidente e il figlio anche se certo. il figlio adesso ha lasciato già il San Giovanni per andare a lavorare e sta facendo adesso nell'ultimo mese qualche sforzo ha preso delle, delle gente esperta, comunque un po' fuori forma, che comunque a mio parere potrà dare la mano per, eh, per salvare. Alla fine, è partita, anche se sappiamo che tutti danno poi dei complimenti ai perdenti, l'allenatore Morfetta non poteva rendersi conto come questa squadra sia in quella posizione. Che dire, il, quello che io adesso che sto più vicino a loro. Che, che, che posso dire, che il Presidente è solo. Eh, tanti a San Giovanni parlano, fanno e so per certo che il Presidente è pronto anche a farsi da parte se qualcuno veramente è, è intenzionato a prendere questa società. Certamente a questo punto della stagione, prendere gente del calibro comunque di La Torre, Gravinese, lo stesso Gonzales, vuol dire che il Presidente non vuole. Non vuole abbandonare questa categoria a differenza forse di una scelta tra virgolette fatta l'anno scorso, dove, dove si era mollato completamente negli ultimi, negli ultimi due mesi. Io sto cercando di dare una mano eh, veramente gratuitamente, eh, per quello che posso, per i miei impegni lavorativi e tutto. Eh, che dire, che secondo me, come ha detto Francesco, con un po' di fortuna si potrebbe anche salvare il titolo però poi con quale, con quale futuro certo. con quale futuro quello che mi dicono gli amici miei di Foggia, di Monferronio, di Cialdo, ma se vi salvate qual è il futuro eh, questo non, non, non lo so eh, spero che tutta questa gente che a San Giovanni vuole fare calcio, che dice di fare calcio veramente perché che San Giovanni non ha neanche una prima categoria è qualcosa di, di scandaloso gli amici di San Marco sono andato in prima categoria con, con praticamente tutta gente che ha giocato sempre a San Giovanni. Certo. Quindi eh, dico meno chiacchiere, meno chiacchiere. E più fatti. E più fatti, perché fare un camminato di prima categoria, anche come sta facendo San Giovanni quest'anno. Conti alla mano e io me ne intendo di, di, di queste cose qua. Di San Giovanni adesso come ha detto Francesco. Con ragazzi che stanno e trovando anche dei, degli uomini, delle persone di fuori che stanno andando veramente una grande mappa, per, per persone come Vitulano Sandoro De Meo, gente di fuori che sta venendo certo. gratis, che mette anche la benzina. Forse dice, questo è pazzo, ma è così, ma è vero: Oltre ai Bruno i Zorretti, c'è un grande attaccamento, i, gli accarino, tutta questa gente qua che sta venendo gratis non dico i Gravinesi o la Torre che sicuramente il presidente eh, darà qualcosa ma questi ragazzi stanno avendo gratis a differenza di gente che ha giocato anni qua e ha speso soldi, soldi, soldi soldi e soldi, quindi parlare è arte facile, però voglio vedere la gente per fare quello che stanno facendo, sta facendo questa, questi ragazzi qua, ieri a fine partita erano distrutti perché hanno tentato in tutti i modi di pareggiare, all'ultimo minuto eh, il portiere loro ha tolto la palla all'ingrocio, io me ne ero già andato mi hanno, hanno detto la gente insomma, che ha visto e quindi stanno facendo dei, dei sacrifici enormi non, eh, non facciamo chiacchiere cioè parlare, parlare è sempre facile però voglio vedere chi si meresima in questa, in questa situazione e, e in, questa, in queste vicestitudini io posso dire che essendo vicino a, soprattutto a Roberto non tanto al Presidente sono sicuro che loro si fanno, si fanno da parte se il problema certo. sono loro però vi dico una cosa: 4.000 euro di iscrizione, 1.000 euro per la riunione sono 5.000 euro, eh, più o meno 3.000 o 4.000 euro per la gestione sono 10.000 euro, diciamo 2.000 euro per gli imposti spesi. Dico quest'anno, minimo meno, meno 11.000 -11 euro, anche quest'anno l'hanno tirati fuori. Ecco chi è disposto a cacciare questi soldi, si faccia avanti. Ecco, eh, Francesco, eh, abbiamo ascoltato lo sfogo di eh, Aldo, non vogliamo naturalmente distrarti dai tuoi impegni con la uh, Vicarius, ma uh, magari uh, ti piacerebbe a te tornare anche ad allenare il uh, San Giovanni Rotondo qui nella tua città con un progetto uh, serio dove sia possibile fare calcio. In, in maniera completa, con un campo a disposizione, con degli spogliatoi eh, agibili, con un gruppo di giovani perché ce ne sono tanti di giovani a San Giovanni e magari ripartire anche da un tecnico giovane come te che sappiamo quanto sia apprezzato in città. Antonio, a me innanzitutto piace fare calcio, questa è la cosa basilare. Poi è normale che farla nel proprio paese è comunque una cosa che potrebbe piacermi, però c'è bisogno di una. Di una programmazione, di gente eh, disposta a fare le cose in un certo modo. E a me dispiace tante volte andare a trovare dei progetti anche fuori, però mi rendo conto e eh, la dimostrazione è sì, di questa. Sei anche costretto perché a San Giovanni non c'è mai qualcosa di Anche per di... quello, ma anche perché eh, sì, però effettivamente non mi è mai stato proposto nulla qui a San Giovanni certo. e va bene così. Comunque sono felicissimo di, di quello che sto facendo e ho trovato veramente della gente ad apricena squisita e che ad oggi sinceramente sono felicissimo della scelta, della scelta fatta. Poi il futuro chissà cosa ci eh, riserverà. Aldo concludiamo questo nostro eh, appuntamento con una capatina nei campionati di eccellenza e eh, promozione. Il Vieste nonostante... Le difficoltà societarie continua a marciare verso i eh, playoff. Ieri, una vittoria 2 a 0 con la doppietta di Salerno che sale a 15 gol, a una lunghezza da Rocco Augelli, una doppietta che consente al Vieste di espugnare il campo di eh, Mola di Bari e tenere eh, ben vivo il sogno dei playoff. In promozione, Monte Sant'Angelo che espugna. Anch'esso il campo della nuova Andrea, sale al quinto posto con due gare da recuperare. Vieste e Monte Sant'Angelo stanno dando veramente tutto, Aldo, sì, eh, veramente, veramente brave. Tutte e due le società. E analizzando poi gli organici di queste società, vediamo di ragazzi proprio di proprio, proprio quello di Parlavo l'altro giorno con un amico che ha fatto calcio a San Giovanni, che ci siamo anche insieme. Capocantoniere della promozione è Ciccone, il dell'Eccellenza è Rocca Augelli. Ecco, questi nel 2002-2003 erano gli attaccanti del San Giovanni. Un San Giovanni in salute, formato da un presidente di Foggia che venne per cercare di prendere in gestione il campo, l'amministrazione gliel'ha negato. E a distanza di dieci anni vediamo che ancora questi ragazzi stanno dominando i vari campionati dilettantistici. Ecco, questo per riallacciarmi a questo, San Giovanni deve si deve svegliare e deve chiacchierare di meno ecco, perché i frutti e i ragazzi forti sono stati portati qua a San Giovanni Chiaro. ricordiamo appunto questo che Ciccone, capo della promozione stava qui insieme a, a Rocca Ugelli e insieme a Perullo capo della prima categoria portati tutti qua con tre ragazzi giovanissimi con un presidente di Foggia con uno staff dentro come diceva Francesco, cose serie e poi il comune ha, ha bloccato tutto eh, questi sono, sono i risultati. Ecco. Che dire, Vieste e Monte sono due, due realtà che spero non, non finiscano, anche se hanno dei problemi, diciamo dei problemi soprattutto Vieste, dove sappiamo che il presidente si è dimesso. Anche da Monte non è che. I ragazzi stanno dimostrando grande Notizia. professionalità, nel senso, continuano a giocare. Sì, c'è il sogno vincere. prof. Ma anche qui a San Giovanni c'è stato la stessa. Non, non, non dimentichiamo 28 partite di una squadra senza sconfitte, senza che prendano i soldi. Cioè, poi, eh, come ha detto Francesco prima, il gruppo, il gruppo può fare la differenza. Poi, certo. non è quando vai in campo pensa i soldi, ma a sono tanti mesi che non prendono soldi. Eppure, in campo, lasciamo stare queste sconfitte rocambolesche. I ragazzi danno tutto non è solo il fattore economico che fa la differenza ma soprattutto essere considerati certo. cioè andare a San Giovanni e vedere un campo chiuso o un custode che si mette anche contro, contro la, la gente del, del posto è veramente eh, qualcosa di di Però, ecco questo voglio dire cioè, sono state fatte de, de, delle belle cose a San Giovanni ma, ripeto i tre i tre capocannonieri, della prima categoria della promozione dell'eccellenza erano nell'organico del San Giovanni 2002. Quando, quando si programma i risultati eh, arrivano. Ecco Francesco, tolto la realtà di San Giovanni Rotondo comunque il Gargano sta offrendo tante belle realtà abbiamo visto Vieste, Monte Sant'Angelo, non ultima la bellissima realtà di San Marco dove la settimana scorsa avrei visto le immagini un bellissimo derby con 2000 persone al campo ecco, cosa c'è bisogno sul Gargano per far tornare la passione per il calcio? Beh, evidentemente la passione eh, c'è eh, perché sto vedendo insomma certo. come stavi dicendo tu a San Marco c'è tanto entusiasmo per quello di buono che stanno facendo. Lo stesso a Monte Sant'Angelo, Vieste la stessa cosa, quindi sicuramente eh, c'è bisogno di gente, secondo il mio parere, gente che ha voglia e che con tutte le difficoltà che purtroppo eh, la società di oggi sta, sta affrontando, Portando, certo. al di là del lato calcistico, sportivo, certo. sportivo cioè in tutti i settori, c'è bisogno di gente che abbia voglia e che provi a fare le cose per bene. Poi il lato economico sicuramente è un fattore importante ed è una cosa che in tutti i settori serve. serve. Però se c'è voglia, c'è impegno e c'è unione di intenti, quello che a mio modo di, di vedere tante volte manca nelle nostre piccole realtà perché sembra... Eh, ci sia sempre una, delle lotte interne, certo. delle invidie, delle fazioni che, delle fazioni, certo. che, che purtroppo non portano da nessuna parte. Quando c'è unione di intenti e si pensa soltanto a portare in alto il nome del paese non del, eh, del certo. singolo personaggio, sicuramente i risultati arrivano al di là del, di fattori economici e quant'altro. E questo è sicuramente andò, un bel messaggio. Voglio certo. proprio riagganciare a quello che ha detto Francesco, che ha detto una cosa importante, appunto l'unione di intenti cioè quello di, di mettere da parte... Tutte queste perché Il rancori personali, se uno vuole fare carriera nel calcio, nello sport, certo, non lo fa in questi piccoli, in questi piccoli paesi. Certo. Ecco, l'unione di intenti è quello che ha detto Francesco. È veramente una. Un punto dove, dove ripartire oppure dove partire, cioè quello di, di non pensare ai, ai piccoli, alle piccole soddisfazioni di un camminato di allievi, di giovanissimi o di esordienti oppure un ragazzo che si viene bloccato e cose, perché poi le, le soddisfazioni sono alte. In questi piccoli paesi, bisogna, bisogna tutti nel loro, nella loro possibilità cercare di dare, di dare un contributo per, per andare avanti. Ecco. Io, io ripeto, non voglio essere disfattista, però in questo paese è veramente, è veramente dura. Io ricordo, ricordo e ripeto. Di quella squadra lasciata andare a Foggia dalla promozione, una squadra che è andata terza in classifica con questi elementi che dicevo prima, e nessuno a San Giovanni ha tentato di bloccarla. Anzi, ricordo che tanti, quasi tutti, erano contenti di questo. Parliamo naturalmente del eh, Sant'Onofrio. Che tanto, no, no parliamo del, del San Giovanni di Promozione, del San Giovanni di Promozione, ma anche il Sant'Onofrio perché successivamente diciamo anche... era, era una realtà, diciamo, di quartiere. Ma io ricordo benissimo. Perché stavo in quella società di gente che era contenta, che, che San Giovanni. E forse, quando l'anno prossimo il pallone risparirà a San Giovanni, saranno un'altra volta contenti. Non so di cosa poi. E comunque era una bella realtà perché almeno si viveva un po' di calcio, un po' di derby anche con la C San Giovanni Rotondo. E noi speriamo che. Anche gli amministratori possano cogliere il messaggio che abbiamo lanciato oggi dai nostri studi con Francesco Pompilio e Aldo Placentino. Bene, noi terminiamo questa nostra puntata. Io ringrazio di vero cuore Francesco Pompilio con l'augurio di centrare questa promozione nel campionato di promozione con la sua Vicarius e magari poi tornare qui nei nostri studi a festeggiare con la sua squadra. Grazie, Francesco. Grazie in a voi, è sempre un piacere. Grazie a Francesco e grazie anche al Doplacentino alla prossima settimana, grazie a E anche a voi amici di TV Cargano l'appuntamento è per la settimana prossima.